Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Lerogaglie. Siamo ormai a primavera ma c'è un freddo incredibile. Siamo ad aprile ma potrebbe essere tranquillamente gennaio. C'è qui con me Fabio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo tornati qua da Lerogaglie. Oggi un video semplice, dobbiamo fare una riparazione sulle ruspette. Già avevamo fatto un film sulle ruspette, potete andare a controllarlo, guardarlo, commentarlo. Trovate il link qui sopra. Per la manutenzione che andiamo a fare oggi è un pochino diversa e riguarda la gomma che gratta il pavimento. Sentirete un pochino di rumore di sottofondo durante questa manovra qua perché stanno lavorando sulla linea dell'Enel, quindi non c'è corrente, abbiamo dovuto accendere il gruppo elettrogeno per produrre energia elettrica in azienda. Che vi facciamo vedere subito. Ah beh, non ho una buona idea. C'è un po' di rumore, eh? Tecnica avere un gruppo elettrogeno perché la mungitura è obbligatoriamente da fare ogni 12 ore, non si può saltare o ritardare una mungitura, quindi dobbiamo essere autosufficienti da tutti i punti di vista, anche da quello elettrico. E in casi come oggi, interventi sulla linea, non c'è corrente, nessun problema, noi mungiamo lo stesso. Ricordiamo a chi guarda questo video la cosa più importante di tutti: iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione e un commento se vi piace. Allora Fabio è andato a prendere il merlo, intanto vi faccio vedere. Queste qui sono ruspette, servono per pulire le corsie della stalla. Vedete le mucche? Fanno tutti i loro bisogni, senza stare a chiedersi dove questi bisogni li stiano facendo. È molto importante quindi organizzare la stalla in modo che possa essere pulita il più spesso possibile. Queste ruspette automatiche sono un sistema per pulire le stalle, non è l'unico sistema per pulire le stalle, attenzione, ci sono tanti altri modi, magari durante il video ne parliamo. Queste sono ruspette automatiche, partono circa ogni ora e mezza, quindi tendenzialmente una quindicina di volte al giorno diciamo che noi riusciamo a pulire il fondo della stalla. Cosa succede? Che passando, questa qui c'è una gomma, dopo la puliamo la vedete meglio, si consuma e quindi la ruspetta si passa e pulisce ma lascia sempre un dito, due dita di spazio e quindi la merda tende a restare, a passare sotto la ruspetta e a restare in corsia. Quindi è la manutenzione che è da fare, ma io l'ultima volta che ho cambiato le gomme, se non mi ricordo male, era l'estate del 2019, quindi vedete la manovra che va fatta proprio quando uno trova il tempo, dopo che si sono consumate tanto. La tireremo su, la portiamo a lavare, la portiamo in officina e da lì riprendiamo e vi spiego meglio il lavoro. Abbiamo fatto il grosso qui al fontanile, ora andiamo alla vaporella e lo puliamo di fino.
bene, si vede adesso che la ruspetta è spulita, si capisce molto molto bene il lavoro da fare. Questa è la gomma che abbiamo montato ormai, vi ho detto, un anno e mezzo fa, che va sostituita. Non è così tanto vero lo spazio che adesso c'è sul fondo, perché immaginatevi che la ruspetta si deve incastrare nella guida in corsia, quindi questo spazio qua si recupera, ma comunque gli resta un dito e mezzo di spazio che gli va tolto. Si sbullona, si va a cercare una gomma, so già dove andare a prenderla, della misura giusta, si ritaglia e si mettono i bulloni nuovi e lavoro finito. Abbiamo 8 ruspette, quindi questa manovra andrà ripetuta 8 volte. Abbiamo trovato la gomma, una scena molto comica, non l'abbiamo registrata però. In pratica siamo andati, abbiamo trovato la gomma, poi avevamo 2 o 3 opzioni e Fabio trova una gomma bella, fa questa gomma qua, io dico ma sarà la lunga abbastanza, dobbiamo prendere la misura, là sono tornato qua, ho preso il metro, sono tornato là, ho detto Fabio tieni il metro e lui mi ha detto ma quanto è lunga la ruspetta, ho detto porca miseria non l'ho misurata, allora sono tornato qua col metro, ho misurato la ruspetta, insomma alla fine abbiamo trovato la gomma ideale. Tra l'altro è sabato oggi, quindi è uscito il nuovo video su YouTube. Abbiamo un'occasione importante, salendo ci dobbiamo un attimino meditare sul fatto che oggi è anche il nostro compleanno. Dato che c'è Fabio a darmi una mano, lui si occuperà di svitare i bulloni rugginosi, fermi, bloccati dal tempo e dalla merda. Io invece faccio le strisce nuove di gomma. E nel frattempo magari vi racconto un po' le diversi modi con cui si possono pulire le stalle, perché non esiste solo il nostro tipo di ruspetta. Nel mondo ci sono tanti i modi con i quali si possono pulire le corsie delle stalle. Allora, sembra facile questo lavoro, lo è in realtà chiaramente, però vi faccio vedere questi bulloni come sono messi, perché quanto tempo è che un anno? Non mi ricordo, ho detto un anno e mezzo, quindi manteniamo quella linea. Un anno e mezzo e quindi i bulloni, come vedete, sono abbastanza consumati, arrugginiti, quindi sono, a volte sembrano proprio fissati sul ferro, quindi non è semplicissimo, bisogna star lì, levare la merda che è intorno, incastrata da tempo e quindi niente. Si fa, però serve costanza e forza soprattutto. Vi terrò aggiornati su se a vincere sarà Fabio o sarà no i bulloni. No, per ora ce l'ho fatta. Per ora 2 su 3, anzi no, 3 su 3 stanno venendo. Ne mancano altri 4 e quindi sì, vi faremo sapere. Seguiteci. Continuate a vedere questo Continuate a guardare il video. Allora, mentre Fabio lotta con l'ultimo bullone, vi racconto di queste fantomatiche rospette. La nostra va avanti e pulisce la corsia grazie a un'asta che a contrasto con il maialino avanza avanti e indietro. In cima all'asta c'è un pistone che gli fa fare un metro, poi torna indietro, un altro metro, poi torna indietro. Come fa ad andare avanti e indietro? Appunto grazie a questo maialino. Qua, questo maialino ruota, quando è così il contrasto lo fa in quella direzione, quindi va indietro. Quando invece è così, il contrasto lo fa in quest'altra direzione e la ruspetta va avanti. Altro modo per pulire le corsie, sempre con queste ruspette, è avere invece che un'asta con un pistone in cima una catena. Significa collegare, fare un circuito, collegare due ruspette tra di loro attraverso una catena. Una sta in cima alla stalla, una sta in fondo alla stalla. Quando partono con un solo motorino, una avanza, essendo la catena rigida, quell'altra verrà indietro. All'incontrario, quando la prima torna indietro, la seconda andrà avanti e pulirà la stalla. Altro modo, corda. Funziona uguale identico alla catena, ma invece che la catena c'è una corda. Se invece non ci piacciono le ruspette, non c'è problema. Altre sono le opzioni. E mi vengono in mente tantissime stalle che sono grigliate. Cosa significa? Che il pavimento non è come il nostro di cemento uniforme, bensì ci sono dei fori, così che tutte le feci e le urine delle mucche passano semplicemente di sotto, quindi la corsia resta semplicemente pulita perché la roba passa di sotto. Non ci piace a noi questo metodo per 2 motivi. Il primo è che il piede, non c'è nessun problema, camminano comunque benissimo le mucche nelle stalle grigliate, però comunque il piede non sempre ha un appoggio solido su tutta la superficie dell'unghia.
Secondo motivo, dal sottosuolo dove c'è tutta, dove c'è la vasca di raccolta di questo liquame e questo letame, evaporano degli odori di ammoniaca che alle mucche un pochino potrebbero dargli fastidio. Ad ogni modo, questi grigliati come vengono puliti? Perché comunque non è che la roba passa sotto al grigliato e magicamente se ne va. Comunque sotto o ci sono delle pendenze che fanno sì che la roba con il tempo scivoli giù, oppure comunque ci sono delle ruspette, ma invece che essere in vista sono sotto al grigliato. O se no, terza opzione, ci sono che si chiamano flushing, sono dei veri e propri sciacquoni d'acqua. La stalla ovviamente deve essere strutturata per ricevere un'ondata d'acqua con le giuste pendenze, e proprio come uno sciacquone porta via tutto e pulisce. Ultima opzione: se una stalla non vuole le rospette, non vuole i grigliati, non c'è nessun problema, entra con il trattorino tutti i giorni e pulisce con la pala. Tante stalle in realtà con i bobcat puliscono le stalle, e quando la mucche vanno in mungitura, che la stalla resta vuota per quel quarto d'ora circa, loro prendono col bobcat e puliscono tutto. Un metodo anche quello. Sicuramente non hai né la manutenzione che nella nostra ruspetta specifica, essendo molto vecchia. Te Fabio, ti ricordi quando l'abbiamo fatta queste ruspette? Secondo me attorno al 2000 sarà stato prima del biogas, quindi il biogas nel 2008 sarà stato 2004-2005. Ecco, quindi figuratevi, 15 anni, si capisce, 15 anni una struttura in ferro mobile, capite da soli che ha bisogno ormai a questo punto di una grossa manutenzione. Si rompono le aste, si consumano i maialini, vanno cambiate le gomme, si spezzano le ali, eccetera eccetera. E stesse, quindi chi non vuole avere il problema delle manutenzioni opta per non fare niente e tutti i giorni pulire con il bobcat. Certo, noi non preferiamo questa opzione qui, perché come vi ho detto all'inizio del video, noi riusciamo a pulire la stalla 10-15 volte al giorno. Chi pulisce col trattorino pulisce una, massimo due volte al giorno. Visto che col metro non sono molto molto forte, sotto suggerimento di Fabio, la gomma la taglio semplicemente lunga come era quella che abbiamo tolto. Larga non uguale ovviamente, perché questa abbiamo detto che si è consumata, ma lunga uguale. Fori nuovi e la imbulloniamo. Abbiamo iniziato il video dicendovi che nonostante fosse primavera e aprile c'era un freddo da pieno febbraio. Beh, lo era stamani. Siamo a mezzogiorno e c'è un gran caldo in realtà adesso, perché fermo. Si è alzato il sole, il vento è finito e picchia. Sono quelle giornate qui, la mattina c'hai meno 1, meno 2, il giorno c'hai 18-20 col sole. Bisogna un po' perfette per prendere la febbre, perfette proprio. Dobbiamo cercare 8 bulloni nuovi con i loro dadi. Io intanto ho forato la gomma nuova. Perfetto. Misura, come vedete anche dalla chiave, è la 17. Ok, quindi ci portiamo dietro la chiave e andiamo a cercare. 2, 3. Adesso in questo secchio qua, dove teniamo il ferro vecchio, proviamo a fare un po' di economia circolare, quindi a vedere se possiamo dare una seconda vita a delle rondelle tipo questa qui. Potrebbe andare una, ormai economia circolare da tutto. 2 economia circolare, industria 4.0, sustainability. Eccole qua, 4 e così via. Abbiamo pensato con dadi, per evitare che il dado possa affondare dentro alla gomma, abbiamo pensato di metterle doppie rondelle, quindi una rondella più piccolina sopra e una più grossa sotto. Quindi alla fine avremo il nostro bullone con la rondella intermedia e quella finale più grande. E di qua ci va il dado, chiaramente. Quindi va bene? Errore, errore. Guardate,
primo foro sbagliato di un centimetro e mezzo, nessun problema, ragazzi, si va a rifare. Vado a rifare i fori e torno. Oh! Guardate, guardate com'è perfetto. Guardate che devo stendere bene la gomma. Mi entra quasi solo in diagonale. Ah, che bello. Così mi sta bella tesa. Quattro da una parte e quattro dall'altra. Ritorniamo da dove eravamo partiti stamattina. Bello, ganci e si va in corsia. Accendiamole, non riesco ad andare a vedere se il lavoro che abbiamo fatto ha funzionato. Adesso vedete la stalla, questa corsia adesso è particolarmente sporca perché non è mai stata pulita, essendo la ruspetta in officina con noi, ma questo ci aiuta a capire bene la differenza che c'è tra prima la ruspetta e dopo il passaggio della ruspetta. Nel frattempo avrete anche visto e sentito soprattutto che la corrente è tornata, quindi il gruppo si riposa. Il video è finito, grazie mille Fabio della mano che ci hai dato. Grazie ragazzi per seguirci, per supportarci e ci vediamo sabato prossimo. A sabato prossimo.